pedicure era un civile, un latifondista a cui la riforma agraria aveva espropriato varie migliaia di ettari, che si vendicava partecipando come volontario agli interrogatori. La sua specialità era sollevare le unghie dei piedi, il che provocava terribili infezioni. Conoscevo il cubo. I miei primi 6 mesi di prigionia erano stati di isolamento totale nel cubo. Un abitacolo sotterraneo che misurava 1,50 m di lunghezza e altrettanto di larghezza e di altezza. Un tempo, nel carcere di Temuco, c'era una conceria e il cubo serviva a immagazzinare il grasso. Le pareti di cemento ne portavano ancora il fetore, ma nel giro di una settimana i propri escrementi si incaricavano di rendere il cubo un luogo molto intimo. Soltanto mettendosi in diagonale era possibile allungare il corpo, ma le basse temperature del sud del Cile, l'acqua piovana e l'urina dei soldati spingevano ad abbracciarsi le gambe e a rimanere così, desiderando di essere sempre più piccolo fino a poter abitare una di quelle isole di merda che galleggiavano qua e là, suggerendo vacanze da sogno. 3 settimane vi rimasi, raccontandomi film di Stanlio e Ollio, ricordando parola per parola romanzi di Salgari, Stevenson, London, giocando lunghe partite a scacchi e leccandomi le dita dei piedi per proteggerle dalle infezioni. Nel cubo giurai e spergiurai che non mi sarei mai dedicato alla critica letteraria. Ho avuto tante belle soddisfazioni nella vita, ma nessuna comparabile alla gioia che ti dà stappare una bottiglia di vino quando vieni a sapere che uno di questi criminali è stato crivellato per strada. Allora alzo il bicchiere e dico: un figlio di puttana in meno, viva la vita. Non sono troppo incline a guardare i libri che ho pubblicato. Probabilmente ho molti difetti, ma la vanità non sembra essere fra questi, e forse lo devo all'insegnamento di quel vecchio che vive da solo nella foresta amazzonica. A volte, nella tranquillità di casa, entro nella stanza in cui ho raccolto tutti i miei libri e, osservandoli nell'ordine fisso del mobile che li ospita, passo la mano sui dorsi, scorro i titoli e mi dico piano: questo sono io, questo è il mio lavoro, nient'altro. Ogni tanto ne tiro fuori uno e, quando per caso mi capita una copia del vecchio che leggeva romanzi d'amore, lo saluto con l'affetto con cui si accoglie un caro amico, perché nel mio mestiere si crea sempre un'amicizia, una vicinanza, un attaccamento reciproco fra lo scrittore e il personaggio. Allora io e José Antonio Bolívar Proaño ci sediamo davanti a un fiume d'acqua verde, sulla cui superficie si riflettono i profili verdi della foresta. E perfino il cielo si tinge di quello stesso verde onnipresente. Muti ci lasciamo avvolgere dai mille mormorii della foresta, finché non mi azzardo a rompere il silenzio e gli domando: non sei ancora morto, Antonio José Bolívar?